Questa è acqua distillata e adesso la assaggiamo chiaramente. Sa di ferro da stiro, tipo elettrodomestico. Schifo. Cioè? Sa di, come si chiama? Di ferro da stiro. Oddio, incredibile! Ha proprio il sapore di ferro da stiro. È vero, l'ho detto anch'io. Che schifo. Incredibile. Ok, abbiamo capito che l'acqua distillata non ha un ottimo sapore, ma oltre al sapore possiamo berla tranquillamente? No, non possiamo. Questo perché l'acqua distillata fa gonfiare i globuli rossi e i globuli bianchi del nostro sangue e addirittura potrebbero esplodere. Poi in realtà questo non succede perché il nostro corpo si adatta, ma adesso ci arriviamo con calma. Ragazzi, il 42,5% di voi guarda i nostri video ma non è iscritto al canale. Se tutti quanti fossimo iscritti, a quest'ora saremmo più di 2 milioni. A voi non cambia nulla, ma a noi dà una mano fondamentale. Iscrivetevi e torniamo al video. Prima di tutto, per capire perché non possiamo utilizzare l'acqua distillata come fonte di acqua potabile, partiamo dalla sua composizione chimica. L'acqua distillata è composta praticamente solo da molecole di H2O, senza sali minerali disciolti. Parliamo quindi di acqua demineralizzata, senza sali minerali. L'acqua del rubinetto, o l'acqua confezionata invece, oltre all'acqua contiene tantissimi sali disciolti. Se prendiamo l'etichetta di una comune acqua, c'è scritto che contiene calcio, magnesio, sodio, potassio, idrogeno carbonato, solfato, nitrato, cloruro, fluoruro, silice. Insomma, contiene tantissime sostanze chimiche all'interno. L'acqua distillata invece non contiene questi sali. E quindi la domanda ora è: perché non li contiene? L'acqua distillata, lo dice la parola stessa, è acqua che arriva dalla distillazione. La distillazione non è altro che un processo fisico che prevede due passaggi di stato, l'evaporazione e la condensazione. Quindi si fa bollire l'acqua e il vapore che si ottiene si fa condensare. Avete presente quando alziamo il coperchio dell'acqua con la pasta che è pieno di goccioline? Ecco, quelle goccioline sono formate da acqua distillata. La distillazione però non è l'unico modo per ottenere acqua senza sali minerali. Esiste anche una tecnica che prevede l'utilizzo di resine a scambio ionico o anche di desalinizzatori che sfruttano l'osmosi inversa. A proposito, abbiamo realizzato un video ad hoc, vi lasciamo il link in descrizione e nei commenti. Bene, abbiamo capito come si produce, ma perché non possiamo utilizzarla come fonte di acqua potabile? Abbiamo già visto che il sapore non è il massimo, diciamo, quindi anche questo già basterebbe. Ma mettiamo che a uno possa piacere, al videomaker qua dietro piace. A me piace però. Sa di rosa, sa. Ma che cazzo? E la volesse utilizzare come acqua normale al posto del rubinetto? Beh, in realtà l'acqua distillata non può essere trasportata nelle tubature metalliche, quindi non può essere immessa nel sistema idrico, diciamo, perché è leggermente acida e potrebbe corrodere piano piano le tubature. Eh sì, l'acqua distillata è acida perché assorbe l'anidride carbonica dall'atmosfera, questa poi reagisce con l'acqua stessa e si trasforma in acido carbonico, H2CO3. Questo acido poi rende l'acqua distillata, appunto, leggermente acida. Oltre a questo, il vero motivo per cui non si può bere l'acqua distillata è proprio la mancanza di sali minerali, soprattutto quelli di magnesio e calcio. Questi due elementi, infatti, sono essenziali per il nostro organismo. Il calcio, ad esempio, gioca un ruolo fondamentale per la contrazione dei muscoli, mentre il magnesio partecipa a più di 300 reazioni dentro il nostro corpo, come ad esempio la produzione di alcune proteine. Quindi l'acqua potabile è una fonte importantissima di calcio e magnesio e ci permette di raggiungere il nostro fabbisogno giornaliero di questi due elementi. Se invece bevessimo sempre acqua distillata, quindi con pochissimi sali o addirittura zero, ci potrebbero essere dei problemi. Infatti, quando beviamo acqua distillata o demineralizzata in generale, stiamo a tutti gli effetti diluendo i nostri liquidi corporei. E se diluiamo i nostri liquidi, quello che succede nel sangue è che l'acqua in più, diciamo, entra all'interno dei globuli rossi e dei globuli bianchi facendoli gonfiare. E se si gonfiano troppo, addirittura a un certo punto potrebbero esplodere. Il nostro corpo però cerca subito di ristabilire l'equilibrio proprio per evitare che esplodano le cellule. Nello specifico, dopo una serie di meccanismi biologici, cominceremo a urinare, o a cambiare acqua alle olive, come dice Stefano, il 20% in più e di conseguenza elimineremo più sodio, più potassio, più calcio, più magnesio con le urine. Questa eliminazione di sali minerali potrebbe causare stanchezza, debolezza e mal di testa e in casi gravi anche crampi muscolari. A lungo termine invece, quindi se la bevessimo per anni, alcuni studi hanno dimostrato che il consumo di acqua con basso contenuto di calcio e magnesio è associato all'aumento di mortalità a causa di malattie cardiovascolari. O ancora l'assunzione di acqua scarsa in magnesio potrebbe causare malattie
malattie del motoneurone o patologie durante la gravidanza. E infine l'assunzione di acqua povera di calcio può essere associata a un rischio maggiore di fratture delle ossa nei bambini. Ecco, quindi abbiamo capito che non si può bere, sia perché il sapore non è dei migliori, sia perché è corrosiva per le tubature, ma soprattutto per la mancanza di sali che potrebbe essere problematica. Ma allora perché esiste l'acqua distillata? A cosa serve? L'acqua distillata, dato che non contiene sali e di conseguenza neanche il calcare, che è un sale di calcio e magnesio, può essere utilizzata per il ferro da stiro, per i pulitori a vapore e per gli umidificatori, così non si formano incrostazioni appunto di calcare. In più l'acqua distillata, o in generale demineralizzata, può trovare applicazioni anche in ambito industriale o nei laboratori di ricerca. Questo perché i sali minerali contenuti nell'acqua potrebbero dare problemi nell'esperimento, chimico, biologico che sia, e quindi meglio utilizzare acqua pura demineralizzata. Bene ragazzi, abbiamo capito che quindi l'acqua distillata o in generale demineralizzata non può essere utilizzata come fonte di acqua potabile per diversi motivi, ma soprattutto per la scarsa concentrazione di sali minerali. Chiaramente un bicchiere non vi farà nulla, ma non si può pensare di berla tutti i giorni per tutta la vita. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete un video invece in cui andiamo a capire perché non si può bere l'acqua di mare, lasciate un commento con scritto acqua di mare. Bene, grazie di nuovo per essere arrivati fino a questo punto e noi come sempre ci rivediamo qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Alla prossima!